12:30, eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati, benvenuti di nuovo a un appuntamento consueto con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 13 febbraio, ben ritrovati. Ritroviamo anche oggi un ospite che era già venuto un po' di tempo fa a trovarci, ma siamo ben contenti di riparlarne. Perché? Perché girando la città abbiamo trovato due grandi pinguini. Di murales fatti in una fermata del passante ferroviario di Porta Venezia e ci siamo domandati: ma cosa ci fanno questi pinguini? Beh, allora oggi cercheremo di capirlo e capirlo con una realtà davvero interessante, che è quella di cerchi d'acqua, a cui io do il benvenuto. Buongiorno. Oggi Buongiorno. rappresentata qui in studio con noi da Silvana Milelli, buongiorno Silvana, Buongiorno. e dalla psicologa Francesca Roculli, buongiorno Buongiorno. Francesca. Benvenuta, ben trovate. Scusate ancora la mia voce, lo chiedo scusa anche a quelli a casa, ma lo sapete, è una settimana che andiamo avanti così. Un po' Speriamo tutti. di farcela entro fine settimana a ritrovare la voce. Allora, cerchi d'acqua. Parliamo prima un attimino di che cos'è, chi è, cosa fa cerchi d'acqua? Cerchi d'Acqua è un centro antiviolenza attivo dal 2000 qui a Milano e si occupa di violenza di genere, sostenendo innanzitutto le donne che subiscono qualsiasi tipo di maltrattamento, in particolare maltrattamento domestico. E oltre a questo però c'è anche, Cerchi d'Acqua è anche un luogo politico dove si parla di violenza come fenomeno culturale e si cerca di portare questo nostro obiettivo, questa nostra volontà di cambiamento nella società. E questo incominciamo soprattutto attraverso le scuole, perché i giovani sono proprio l'anima, no, della società. Ecco, cioè, continuamente Cerchi d'Acqua fa tantissime cose, no? Nel senso che vedo anche un luogo anche protetto, diciamo, dove proprio le donne possono anche venire e confidarsi e cercare anche una strada alternativa, magari una Sì. soluzione ai propri problemi. Quindi, insomma, la violenza la si combatte in tante tante maniere. Interessante però che dicevi anche, la si combatte anche appunto nelle scuole, incominciando a parlare con i più giovani, Sì, no? con i più giovani, soprattutto nell'ambiente didattico, Ah, diciamo, ok. dove è possibile uno scambio, anche una critica. Normalmente quando andiamo nelle scuole cerchiamo di essere anche un po' provocatori, in modo da lasciare loro la libertà di contestarci anche o di approfondire quello. Noi incominciamo proprio dalla violenza, proprio dagli stereotipi che sono tipici, si infiltrano proprio nella società, fin da piccoli ne siamo Quanto ne sono coinvolti. Poco, consapevoli, infatti, i più giovani di essere permeati di questi stereotipi? poco. Poco perché lo stereotipo è parte della nostra società, è qualcosa che si infiltra, non te ne rendi conto, incominciare proprio dall'immagine. Ecco perché noi puntiamo molto all'immagine. Con i murales, soprattutto in questo caso, ma anche con le mostre, con la mostra che stiamo facendo, e quindi l'immagine che colpisce e che ti fa pensare. Allora, vediamo a capire allora questi murali. Questi murali sono, diciamo, l'atto finale di un progetto, di un percorso che si chiama Pari e Dispari. Che cos'è il progetto Pari e Dispari? Pari e Dispari è un progetto di informazione e sensibilizzazione realizzato nelle scuole. Nell'anno a cavallo tra il 2017 e il 2018, che culmina poi nella realizzazione di questi murales che si possono trovare nel mezzanino della stazione di Porta Venezia, e ha previsto e sono stati realizzati diversi interventi nelle scuole e nelle classi. È stato lanciato un bando di concorso dal titolo Pari e Dispari, specificatamente rivolto per le scuole superiori di arte grafica, belle arti. Sono stati fatti alcuni interventi nelle scuole, portando e ragionando insieme ai ragazzi e alle ragazze su quali sono le immagini delle donne che si vedono quotidianamente o in televisione o nelle pubblicità, o anche abbiamo iniziato ad introdurre il concetto di murales, perché invece il murales come arte di strada, è più libero da logiche di pubblicità o da logiche, di vendita, e quindi ha un richiamo, tenta di fare un richiamo molto forte con contenuti sociali o politici. Quindi è stato scelto proprio il murales come, espressione di arte libera, di concetti liberi. Dicevi che si possono vedere delle immagini in stazione di Porta Venezia, due bellissimi pinguini. Eccoli qua. Esatto, pinguini imperatori, Perché pinguino?
Perché? Perché il pinguino, appunto? Perché il pinguino è un esempio in natura di parità di genere, nel senso che sia il maschio che la femmina si alternano reciprocamente nella cura, nell'accudimento e nella crescita dei piccoli. È un mutuo scambio, direi, paritario. Diciamo, appunto, questo è poi l'atto finale. Questo è un artista, dicevi, Andrea Tarli, perché Andrea, che appunto ha completato, diciamo, quest'opera, sì. Iniziata, dicevi, un anno passa prima, sì. Nel senso che cosa è venuto fuori dalle scuole? Cosa è venuto fuori dal vostro andare a parlare con le scuole? Appunto, già dicevi, ad esempio, spesso e volentieri la non consapevolezza di esserci dentro fino al collo in un certo senso, no? La non consapevolezza è anche qualche forma di contestazione della serie, proprio non esiste, state parlando di cose che non esistono, la violenza c'è ma è soltanto caratterizzata negli ambienti più disagiati, per esempio, oppure nelle nel società, disagio psichico. Nel disagio psichico piuttosto che nelle dipendenze alcoliche o di altra natura. Quindi danno una caratterizzazione alla violenza che è causata, è inevitabile perché è causata da qualcosa di esterno. Mentre invece la che violenza fa tanto anche non succederà mai a me a quel punto. Poi, esatto, molto esatto, lontana da sì, me, sì, qualcosa che non mi riguarda. La vedono come una malattia quasi, okay. Dobbiamo curarli. Sì. E questo è il principio. Dobbiamo invece, curarli. Diciamo, invece no. Lo scenario, qual è al momento? Lo scenario è che la violenza, so che tu hai anche dei dati poi che è all'interno, della società proprio, perché è un fenomeno culturale, ci appartiene, è qualcosa che appartiene alla tradizione, al non detto, è qualcosa che si infiltra e rimane senza che te ne accorgi. E quella che è l'immagine non fa altro che l'immagine stereotipata continua a rafforzare questo tipo di pensiero. E a non dare possibilità diverse, alternative di identità, uh-huh. Anche di genere ai ragazzi e alle ragazze. Spessissimo quando andiamo nelle scuole mi viene da fare questo esempio che fanno loro quando ci contestano e ci dicono che il problema non c'è, che oggi la società è cambiata, le donne hanno un ruolo diverso. E, così cambiata che infatti sappiamo che il numero di femminicidi è in aumento. È l'unico trend costante. Il trend è costante, il che è preoccupante, se vogliamo, cioè, tra i vari reati. Ecco, e quello che non si sa, si parla molto dei femminicidi uno ogni 2-3 giorni. Prima di tutto è aumentata la violenza del femminicidio, cioè mentre prima poteva lato essere criminale, la crudeltà prima poteva essere, diciamo, il normale tra virgolette assassino, adesso c'è proprio danno fuoco o ti colpiscono in maniera molto crudele, sì. E questo è un'altra cosa di cui nessuno tiene conto, e i centri di violenza lo fanno, soprattutto quello di Bologna mi sembra, i tentati femminicidi. Questo non appare nei numeri, non appare, e ce ne sono. Dopodiché mi viene anche da dire, non è solo quello. Poi, cioè, non è solo quello, è la punta dell'iceberg. E infatti quello è solo un dato, è il dato che fa più notizia, è il dato che fa più clamore, è il dato che ovviamente fa più dolore anche, però in realtà sotto c'è tutto un altro mondo che insomma, invece porta a dei dati comunque interessanti. Che è presente nella quotidianità, nella quotidianità dei gesti, delle azioni che facciamo, dei concetti che portiamo, dei pensieri che portiamo. Come fate con questi ragazzi a riuscire a fargli passare questo concetto? Facciamo degli esempi, utilizziamo in questo il Nord Europa e l'America sono più avanti di noi come campagne di sensibilizzazione, utilizziamo, diamo degli stimoli, tendiamo a darli visivi. Quindi a ragionare su spot, pubblicità, immagini, esempi in Italia di come viene utilizzata l'immagine femminile e nel Nord Europa c'è un abisso. E stavo dicendo prima, una delle cose che ci contestano spesso ci dicono no, ma le donne ad oggi hanno un ruolo diverso le donne hanno un ruolo diverso e gli uomini hanno un ruolo diverso. Per esempio ci dicono il mio papà aiuta la mia mamma a casa. E uno dice, esatto, è un buon intento, però mamma non ha bisogno di essere aiutata. In una parità, in un mutuo scambio, come fanno i pinguini imperatori, ognuno dovrebbe avere i suoi ruoli e i suoi compiti, non è che mamma deve essere aiutata. Se la buona regola vorrebbe, se in casa si sporca, tutti quelli che hanno sporcato puliscono, non è che devono essere aiutati. Già in questo ti fa capire, come diciamo, il fatto di aiutare mamma, perché uno, mamma è più debole. Sì. Sì. Ma ha bisogno d'aiuto, papà e soprattutto il ruolo della mamma è quello infatti. Il papà è molto generoso e anche uomo, molto, no? Moderno, anzi, molto moderno, moderno e ha superato quelle che sono le sue prerogative e dà una mano alla mamma. Pensate. È da lì che incominciamo proprio a far ragionare, ma è solo una parte del ragionamento, è molto quello che noi facciamo nelle scuole, è un
speriamo, è quello di mettere un seme, il dubbio. Noi creiamo il dubbio nella mente dei ragazzi. Andiamo avanti in una società in cui veramente poi, adesso noi parliamo di uomini e donne, ma lo sappiamo, cioè fra un po' non dovremmo neanche più fermarci lì, cioè ovviamente ci saranno anche altri generi di cui parlare, quindi insomma è più complicato. Esatto, esatto. E crediamo che il rispetto reciproco e la valorizzazione delle differenze sia una chiave di lettura positiva. Se ci fermiamo la barba, sì, o i capelli lunghi, o il seno o non il seno, cioè lì poi diventa un problema a quel punto. Dopo. Dividere la gente solo così diventa il rispetto delle differenze complicato. È la cosa principale. Però dicevi comunque con i giovani, anche se appunto per me, io sto pensando, non so, crescono con Netflix che ci dà magari serie TV dove ci parlano, comunque fanno fatica a riconoscere. Dall'altra parte mi viene da dire che le nuove generazioni invece sono molto più informate e consapevoli di che cos'è la violenza di genere, cioè il salto alla violenza. Negli anni abbiamo visto che c'è maggior consapevolezza, ma anche perché probabilmente se ne parla anche di più, per fortuna. Anche le campagne di sensibilizzazione e di informazione hanno avuto un ruolo effettivo e positivo in questo senso. Gli stereotipi, tutti noi facciamo molta più fatica invece a riconoscerli. Dicevamo poco prima che sono un po' come l'acqua per i pesci. Alla fine di continuare a nuotarci, i pesci non si rendono più più conto dove c'è l'acqua e dove inizia il pesce. Ci appartengono in tantissime opinioni o idee che abbiamo nel quotidiano proprio. Infatti ecco perché, non so se è un momento, insieme con le scuole noi portiamo avanti anche quelle che sono le nostre mostre, sì, i nostri eventi, e attraverso anche ora una volta le installazioni, quindi immagine, attraverso le immagini noi lanciamo un messaggio che colpisce prima di tutto, ti colpisce dentro e poi ti fa ragionare. So che c'è un importante, interessante a breve in Fabbrica del Vapore. Una serie di manifestazioni e di eventi che scusate, stiamo per realizzare in occasione dell'8 marzo, che ci vedono coinvolte come centro antiviolenza, e grazie anche alla collaborazione degli amici e delle amiche di Arte Passante. Ci vedranno coinvolte, proporremo la mostra Come è rivestita, rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale. Ecco qua Marco, grazie. Che verrà inaugurata il 2 marzo alla Fabbrica del Vapore. È molto interessante perché tu l'hai data adesso un po' così, sì, forse data per scontata sapendo di cosa stiamo parlando. Sì. È una mostra che solo raccontarmela io avevo già un pugno nello stomaco. Spieghiamo bene che cos'è. Cioè voi avete ricostruito in alcuni casi, in altri casi proprio originali sono i pezzi. Gli abiti indossati da queste donne nel momento in cui hanno ricevuto violenza sessuale. Se questo caso è specifica sulla violenza sessuale. Questo per farci capire come dovremmo saperlo, ma in realtà spesso ci dimentichiamo, non è l'abito a causare la violenza, non deve essere l'abito a causare la violenza, ma è l'ignoranza o la violenza di una persona. Ma insomma, credo che tutti ci troveremo di fronte a delle situazioni in cui insomma, non giudicare non è facile, immagino, a volte. Quindi no, deve... lo facciamo. E quindi lo facciamo essere, tutti. Cioè, assolutamente. Sentirsi subito un attimo. No. Quando sentiamo una notizia al telegiornale o al giornale, purtroppo dell'ennesimo, il purtroppo è riferito all'ennesimo caso di violenza sessuale, la mente umana va a pensare chissà dov'era, chissà in che orario era, chissà in che posto era, se l'è cercata, probabilmente era ubriaca, e a volte ci sono delle questa sentenze. Questa cosa dell'alcol, ad esempio, è una cosa che me sta sconvolgendo ultimamente, perché ha fatto proprio il giro a 360, nel senso che probabilmente ubriaca, mi verrebbe da dire, quindi era una vittima ancora più facile, quindi nel senso era da tutelare ancora di più, invece diventa quasi una colpa. Sì, diventa un se l'è cercata. Questa mostra nasce da una poesia molto bella e una delle frasi che emerge poi da questa mostra: se solo fosse così semplice, se solo potessimo porre fine agli stupri semplicemente cambiando vestiti. E questo è il senso della cosa. Se noi potessimo cambiare tutto portando un altro abito, sarebbe così semplice. Quindi forse la prova proprio che non era il vestito appunto da cercare. Poi è molto interessante, quindi ricordaci le coordinate e le date per andare a vedere questa mostra. La mostra verrà inaugurata il 2 marzo alla Fabbrica del Vapore e resterà fino al 10 marzo. Troverete gli orari di apertura e per visitarla sul nostro sito, sulla pagina Facebook. La sera del 2 marzo alle 21 verrà inaugurata da un coro con cui noi collaboriamo, da un concerto corale a Marzolotto e Canto. Sono delle donne meravigliose e ancora una volta vogliamo utilizzare l'immagine corale
come immagine simbolica del nostro operato a sostegno delle donne che subiscono violenza. Resterà esposta una settimana fino al 10 marzo e si concluderà il 10 marzo l'esposizione della mostra con uno spettacolo dal titolo Uomini e non, i colpevoli siamo noi, e che vedrà alcuni uomini affrontare e interrogarsi sul fenomeno. Oh, finalmente. Noi maschietti allora ci facciamo un esame di coscienza. Sì. Com'è il rapporto con gli uomini? Cioè, riescono finalmente i miei pari, diciamo, a fare il suo esame di coscienza, a capire dove poter andare a migliorare anche il nostro modo di esporre? Sto pensando anche ad esempio magari ad altri uomini anche nella mia condizione, nelle mie situazioni, quindi magari giornalisti, persone che comunque parlano e devono raccontare storie, quindi magari spesso e volentieri la parola fa la differenza e gli uomini incominciano ad ascoltare. Ah, ok. Ad ascoltare prima che non interrogarsi, perché effettivamente interrogarsi è un po' dura dopo anni e anni, millenni, centinaia d'anni di sottocultura, diciamo. L'uomo adesso deve incominciare ad ascoltare e ad ascoltarsi. E nel nostro percorso vediamo e continuiamo a scoprire uomini che, mi viene da dire, tra virgolette, si mettono a disposizione, non partono già con un'idea, ma chiedono a noi come possono contribuire o in che modo. E questo è fondamentale per un cambiamento culturale, che gli uomini inizino a prendere parola, inizino a mettere la faccia, perché non è un problema che può essere affrontato e risolto solo da uno dei due generi. Non è un problema delle donne, ci riguarda tutti nella sua complessità e ci riguarda tutti quindi anche nel tentativo di trovare delle risoluzioni al problema, sia come uomini che come donne in una società civile. Siamo quasi in chiusura, torniamo un attimino però a Cerchi d'Acqua. Che tipo di servizi dà Cerchi d'Acqua e come fare a venire, se uno ha bisogno di Cerchi d'Acqua, come fare a venire appunto a chiedere i servizi che fate? L'altra cosa invece, se uno vuole dare una mano, c'è modo di farlo? Allora sì, Cerchi d'Acqua prima di tutto accoglie e questo fa parte della nostra metodologia, quindi la donna più che proporre servizi propone accoglienza e in questa accoglienza c'è la visione della donna dello stare insieme, del condividere, e da una parte chi nel quale l'obiettivo della lotta alla violenza diventa primario, dall'altra parte la donna che ha bisogno di quelle che sono le nostre diventa protagonista del proprio percorso, mi viene da dire. Esatto, è un percorso individuale di riscatto verso l'autonomia e la ripresa proprio della propria esistenza, partendo da scelte in autonomia e di indipendenza. Ecco, Francesca, ci chiama... che sia difficile, no? Sicuramente ripartire, però è possibile. È possibile. Dobbiamo avere molto rispetto della donna. La donna che viene è una donna impaurita, una donna isolata, quindi per prima cosa all'interno della nostra metodologia diamo l'ascolto. La centralità prima di tutto. Scelte. Delle scelte della donna, l'ascolto, il non giudizio, l'anonimato, fondamentale perché si possano fidare soprattutto all'inizio in un percorso di fiducia. Con questo abbiamo anonimato che è stato nominato più volte è già, anche da Regione Lombardia, sì, so che insomma grazie quotidianamente per una lotta, esatto. No, infatti so che insomma c'è una lotta quotidiana sono arrivati adesso? Perché vede, è proprio la differenza tra dare un servizio e invece accogliere e fare un progetto con la donna è diverso, okay. Perché in questo modo noi rispettiamo la donna, i suoi tempi, non caliamo soluzione dall'alto, obblighiamo la donna a fare delle cose che non si sente di fare, e quando lo fa è pronta per scegliere, è pronta, libera di scegliere, esatto. Di scegliere il nostro libro che abbiamo fatto ancora, non c'era ancora 10 anni fa, libera di scegliere proprio, rimane sempre attualissimo. Le donne poi all'interno del percorso si costruisce un progetto insieme, loro decidono di che cosa usufruire e abbiamo delle risorse da proporre alla donna, che sono dei percorsi di psicologici piuttosto psicoterapia, dei percorsi di gruppo di autoaiuto, delle consulenze legali, delle consulenze di orientamento al lavoro, perché naturalmente l'autonomia della donna deve passare anche attraverso un'autonomia di tipo economico. Come ce l'ha detto anche la Sant'Anchè qualche settimana fa, no? Sì, passatemi la battuta, dai, ci stava per stemperare un po'. Esatto.
Però ultimamente si diceva insomma che basta avere i soldi, diceva sia certo, liberi finalmente. Certo. Insomma, se forse avrebbe un attimo poi capito anche come si fanno esatto. E da chi arrivano i soldi. Insomma. E qui ha capito benissimo. E la violenza di genere, mi viene da dire, riguarda tutte le classi socio-culturali, economiche, per cui non è che dove c'è ricchezza non c'è violenza. Anzi, libertà non è avere il marito ricco, diciamo, esatto, ma avere un proprio lavoro forse. Sì, ecco, un'indipendenza economica per poter essere libera di scegliere anche se stare. Anche se fosse la cassiera, sì, l'essere comunque sì, è molto meno del marito sì, ricco, ahimè, ma se stare è molto in una più relazione indipendente sì, rispetto a sicuramente. Ecco fermarla, perché il percorso non è soltanto di conquista economica o altro, ma proprio di rivalutazione di se stessa. Perché un po' sta tornando a volte questa cosa comunque, cioè che io pensavo fosse una roba delle mie mamme, cioè di quando ero bambino io, no, la mamma che sta a casa, invece sta tornando un po' questa idea. Sta tornando paurosamente. Di queste ragazze che dicono, sì, no, sì, io stavo a casa, farò la casalinga e mio marito mi andrà a lavorare, cioè, cavolo. Starò a casa oppure le società o le aziende lasciano a casa. Vabbè, sì, no, quello... Sì. Ma non è il punto di restare a casa che è sbagliato, il punto è il non scegliere che è sbagliato. Ok. Cioè io posso decidere di avere un percorso diverso, non significa che lavorare necessariamente, però devo poter scegliere. Certo che il lavoro, lo dice anche la nostra società, no? La Costituzione, la nostra società è basata sul lavoro, peccato che sia solo il lavoro maschile, la femmina praticamente è al di fuori della società. E siamo ancora veramente a questi livelli, però di grande differenza di salari, grande differenza di sì, occupazionali, le famose lettere in bianco, assolutamente, da che esistono ancora, so sì, che esistono ancora. Anche se i sindacati cercano di combatterli, però adesso c'è restiamo lì. Sempre l'Italia resta sempre in posizioni critiche sui nuovi report, è uscito adesso, diciamo, sembra di avere dei buoni primati su sì, queste esatto, cose, complimenti sì, sempre sì, posizioni alte e ottimali, infatti sì. E purtroppo c'è una restaurazione, la chiama, e non lo chiamate solo. In questo allora ben venga, appunto, io sono ben contento che Cerchi d'Acqua e sicuramente anche tante altre associazioni a Milano come voi fanno questi lavori con le scuole, cioè che si vada dai più giovani sì, a fargli capire che insomma attenzione, il mondo non è proprio così, bisogna se non sono loro portatori di cambiamento, chi lo è nella società? Sono veramente cioè possono essere innovatori. Allora, ricordiamo l'ultimo, la chiusura, come fare appunto per contattare Cerchi d'Acqua? Avete un sito internet, avete una sede, avete... Abbiamo, vabbè, sicuramente attraverso il telefono è la prima. Il numero di telefono, adesso non vorrei dirlo sbagliato perché lo dico a memoria, ma tu lo leggi, no? È 0258430117. Ci trovate in via Verona 9, zona Porta Romana. 0258430117, giusto? Giusto. Porta Romana, c'è un primo colloquio di accoglienza, dopodiché si continua insieme. Trovate anche sotto alla diretta i commenti, il tag delle varie pagine Facebook, del sito internet, così che se vi serve qualche informazione da Cerchi d'Acqua possiate trovarla velocemente e facilmente. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi, grazie mille anche per tutti i vari appuntamenti, e quindi dal 2 marzo alla Fabbrica del Vapore il concerto, poi la mostra e poi il 10 in chiusura, giusto domenica 10 sì, marzo, Uomini e noi, colpevoli siamo uomini e non i colpevoli siamo noi, quindi insomma è una settimana interessante la Fabbrica del Vapore da seguire insieme a Cerchi d'Acqua. Grazie davvero per essere grazie, con noi, teneteci aggiornati su tutte le varie attività fatto, che fate con e senza pinguini e murali, che altro va benissimo. Cioè, okay? Grazie mille a Silvana Milelli di Cerchi d'Acqua e a Francesca Roculli, psicologa di Cerchi d'Acqua. Io vi ringrazio anche a voi che avete seguito questa puntata, vi do appuntamento come sempre a domani, sempre qui alle 12.30 per un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.